Amici da tutto campo, buona serata dal Caffè Amaranto di via Trento Trieste, un nuovo spazio Amaranto. Intanto salutiamo Agostino Iacobelli, il nostro mister preferito. Buonasera. Grazie, buonasera a voi. Allora, grazie per la preferenza. Lo sai che è di lungo corso. Grazie. Ecco, allora, caro Agostino, campionato per l'Arezzo fermo, ma siamo in realtà alla vigilia di un derby che ha tanti significati, soprattutto per la prima volta l'Arezzo ritroverà da avversario Davide Moscardelli. Questo sarà il motivo predominante di questa partita. Un Pisa che forse ancora non è al meglio atleticamente, almeno questo ha detto la gara col Cuneo, però chiaramente è una cosa veramente, insomma, importante. Una cosa importantissima. Poi ha fatto benissimo in Coppa perché ha eliminato anche squadre importanti. Sì, ha eliminato squadre importanti, quindi sai, è una squadra che nella sua rosa c'ha De Vitis, Moscardelli, Marconi, non si può nascondere. È una delle pretendenti a fare il salto di categoria, però come dicevo settimana scorsa, secondo me l'Arezzo è una squadretta fatta bene, una squadra che darà molto fastidio. Quindi ho visto la partita contro il Cuneo, anche il Cuneo gli ha dato fastidio, però come dicevi te, dopo alla fine sono i giocatori importanti che ti fanno la differenza in questa categoria. Lo scorso anno Moscardelli realizzò proprio una doppietta a Pisa, l'Arezzo vinse 3-2, così come andò bene anche nella gara di ritorno. È chiaramente quel giocatore che catalizzava tante attenzioni, oltre che risolveva tante partite, che poi oltre a segnare era in campo un leader e ti faceva anche giocare in una determinata maniera. No, anche per gli avversari, è un giocatore molto temuto. Infatti la cosa che ho notato strano è che molte volte anche sulle palle inattive non andava in area a saltare, ma le batteva lui. Io, un giocatore del genere, solo per tenere un po' in ansia i difensori avversari, lo terrei sempre in area. Un giocatore troppo importante, un giocatore di gran personalità, sa giocare, vede la porta, ha tutto. Quindi purtroppo io non so i motivi quali siano stati, però posso immaginarlo, però il Pisa ha fatto un grande affare a comprare Moscardelli. Che ci dice invece di questo allenatore D'Angelo, che se non sbaglio allenava le giovanili del Rimini, poi ha avuto, insomma, una carriera in crescendo, la Casertana, adesso il Pisa? È un allenatore a cui piace far giocare bene le proprie squadre? Guarda, io l'ho incontrato quando ero a Rimini, sì. Lui allenava il Rimini, prima squadra, io allenavo la seconda squadra di Rimini, Serie D. È un giovane interessante, bravo, perché sa far giocare bene le squadre. Lui ama la difesa 3, 5-3-2 proprio. Anche ultimamente ho visto che addirittura per far giocare bene le squadre ha messo De Vitis come difensore centrale, che è un ex centrocampista, quindi gli piace molto partire l'azione da dietro. Ha fatto bene quasi dappertutto, ha fatto bene a Rimini, ha fatto bene a Caserta, ha fatto bene anche ad Alessandria. È un giocatore che ha qualità importanti e quest'anno secondo me si gioca una chance importante in una piazza importante per lui, che sa che deve far bene. Se fa bene lì, secondo me può fare anche il salto di categoria. Con quale atteggiamento, cioè, l'Arezzo deve andare a giocare a Pisa, no? Dove chiaramente non partirà con i favori del pronostico, però non deve certamente andare lì e mettersi in un angolo a prendere cazzotti, perché poi prima o dopo vai giù. Deve fare un pochino come ha fatto il Cuneo, perché il Cuneo l'ha fatto, direi, abbastanza bene, è rimasto lì, però ha fatto delle ripartenze importanti. Però a differenza del Cuneo, c'è l'Arezzo davanti ai giocatori importanti, perché il Cuneo ha giovanottini bravini come Caso, però l'Arezzo ha davanti a frecce diverse rispetto al Cuneo, quindi deve stare lì, cercare di aspettare, però nella ripartenza devi fare qualità e cercare di fargli male. L'Arezzo doveva giocare, come noto, con la Provercelli. Dal punto di vista di un allenatore, questo vale ovviamente, è valso per tante squadre, soprattutto per tutte, per il fatto che è iniziato tardi, per alcune che non stanno giocando o comunque giocano poi devono fermarsi, quindi diventa quasi come l'anno scorso quando l'Arezzo, per le vicende societarie, era stato fermo 3 o 4 partite. Ecco, che cosa cambia non avere la partita tutte le settimane? Fabio, cambia tanto, perché tu ti puoi allenare come vuoi, puoi fare le amichevoli che vuoi, ma quando manca la partita, dove dentro ti manca lo stress, il risultato che è importante, cambia tutto.
puoi organizzare tutti gli amichevoli che vuoi, con la Beretti, qualcuno anche più importante, però quando ti manca la partita domenicale, cioè quella del risultato, che devi vincere oppure fare risultato a tutti i costi, cambia tanto. Quindi puoi allenarti quando vuoi, puoi fare amichevoli che vuoi, è, come si suol dire, veramente un casino, soprattutto per un allenatore, perché anche per il giocatore, prepararsi la partita importante, prepararsi settimanalmente, sapendo che la domenica devi fare risultato, cambia tutto, non può, cambia tantissimo. In testa c'è l'Olbia, non so se ragazzo che continua a fare gol. Vecchietto della butta dente, sì. In C questi vecchietti però fanno comodo. Scardelli, lui, questi sono tutti giocatori che vivono di... Io li chiamo i cani da tartufo, cioè sentono l'odore della porta e sono sempre lì e determinano tanto. Ecco, ma te l'aspettavi questo Olbia? Cioè sarà un fuoco di paglia secondo te oppure no? Ma io non so se definirlo fuoco di paglia, però certamente... L'Olbia fare il suo buon campionato, però sai, è come se fossi noi adesso due partite della prima classifica in Serie A, felice per loro, però obiettivamente per vincere un campionato ci vogliono altri valori, però intanto mettere i soldoni da parte non far male per l'Olbia, però come dicevo prima, è una squadra che fa soprattutto nelle partite caseriche l'arma in più, poi per vincere i campionati ci vogliono altri valori. Ti chiedo infine su l'allenatore Dal Canto, che è tornato ad allenare una prima squadra dopo alcune esperienze anche prestigiose all'Empoli e alla Juventus soprattutto. Che notizie si hanno nell'ambiente, se lo conosci, se hai, no, anche per averlo seguito, insomma. No, io ho visto giocare sia l'Empoli che la Juve, erano partite dove dovevi costruire più il giocatore che il risultato, però la mano dell'allenatore già in primavera si comincia a vedere, e lì era uno che a me piaceva, il suo modulo di giocare, il suo modo di presentarsi anche davanti alle telecamere. Dicevo l'altra volta, ho visto i suoi allenamenti, a me piace, un ragazzo equilibrato, un ragazzo, poi sai, in questo mestiere qua la dea bendata non ci vuole sempre, ci vuole il colpo di fortuna, però dicevo l'altra volta, secondo me per lui è una piazza importante, è una piazza dove si può lavorare bene, soprattutto con gli allenatori giovani, secondo me si gioca una grossa chance anche lui. Poi ci sarà la gara con l'Arzachena e non si sa se ci sarà o no il derby Siena-Arezzo del 7 di ottobre, perché adesso nei prossimi giorni dovremo capire, se ce lo diranno mai, come andrà a finire questa storia. Certo, quanto è successo, cioè il verdetto del TAR sul caso Entella, che è l'unico secondo me caso che legittimamente l'Entella deve essere riammessa a questo punto in Serie B, quindi la Serie B in questo caso passerebbe a 20 squadre, mentre per le altre, al di là di quelle che erano le ambizioni, il fatto che tutto è stato cambiato all'ultimo e possiamo essere umanamente, diciamo, vicini per questo, però alla fine nessuna di queste società, né il Catania, né il Siena, né la Ternana, aveva, la Provercelli, aveva un diritto acquisito, una speranza. No, ma è anche la cosa più logica, arrivato a questo punto qua si fa pari su e si fa pari giù, quindi anche in C si rimarrebbe pari. Bravo, quindi non ci sarebbero anche ancora tutte queste partite infrasettimanali, ci sarebbe da recuperare qualcosa, però sarebbe pari, e poi come dicevi tu, l'unica che veramente può pretendere qualcosa è l'Entella, perché è stata mezza derubata rispetto all'anno scorso, le altre sanno già, infatti secondo me hanno quasi fatto le rose per la Lega Pro, qualcuno per cercare di vincerlo, qualcuno per far bene, però l'unica che veramente può pretendere qualcosa è l'Entella, poi mi sembra anche la cosa più logica a livello numerico, a livello di tutto. Politicamente corretta, diciamo. E anche così. Tecnicamente, dal punto di vista anche della facilità, no, perché altrimenti, diciamo politicamente, perché come fanno con la Serie B, che non sa che già sarà la sesta, settima giornata, a inserire quattro squadre, cioè... Com'è possibile? No. Ho usato un termine già la settimana scorsa, sarebbe ridicolo, ridicolo. Sennò cioè, fanno il calendario a quel punto. Ci facciamo ridere dietro poi, dai, veramente. Grazie al mister Agostino Jacobelli, alla prossima settimana, tra poco ci verrà a trovare Massimo Gianni. Bentornati al Caffè Amaranto per la seconda parte di A Tutto Campo, ci è venuto a trovare il collega Massimo Gianni, benvenuto Massimo. Grazie Fabio. Intanto questa tua presenza mi permette di dire che su Arezzo TV ci sono queste tue trasmissioni, in particolare Cartube, che è molto carina, perché sì, sono queste tue chiacchierate, no, in macchina.
Vabbè, ti ringrazio per il carino, io ho detto sì perché piace, tant'è vero che siamo alla seconda edizione, è andata la scorsa settimana in onda la decima puntata e andremo avanti per altre 10 puntate, insomma la trasmissione sta riscuotendo un ottimo consenso. Perché sono chiacchierate diverse, cioè all'interno di un'auto mentre girate un po' qui nella zona e quindi anche gli ospiti, c'è stato il sindaco, c'è stato il presidente della Camera di Commercio Sereni, Francesco Macri, giusto per ricordarne alcuni, diciamo si confidano meglio. Ecco. Sì, perché è un ambito che esce fuori dalle strutture tradizionali, dall'intervista normale, uno si mette un pochino più a suo agio, si gira in macchina, come succede in maniera naturale, spontanea, io sono un po'... Per questa Real TV, insomma, fatta on the road o nei luoghi pubblici, insomma, bisogna uscire un po' da questi studi televisivi un po' troppo ingessati. Quindi, infatti, noi siamo venuti qui. Infatti, ti stavo dicendo, apprezzo molto questa iniziativa perché secondo me è un'idea vincente. Allora, siamo alla vigilia di Pisarezzo, come dicevamo prima anche con Mister Jacobelli, che sensazioni hai? Ma guarda, sensazioni per quanto riguarda l'Arezzo le ho molto positive, perché è ovvio che è una sfida difficile, perché il Pisa ha un organico di tutto rispetto, e non nasconde le sue ambizioni, però l'Arezzo a me non dispiace affatto, è stata costruita con criterio, è stata fatta una politica che secondo me andava fatta tanti anni fa, insomma, puntare sui giovani, valorizzazione dei giovani, cercare di dare spazio a tutte quelle forze italiane in particolare, ma anche no, insomma, però che non trovano spazio nelle serie maggiori. E io lo ricordavo stamani mattina con un collega, domenica pomeriggio mi sono messo a guardare la televisione cercando un po' di relax, ho visto Bologna-Roma, sono rimasto sconvolto di come certi giocatori stranieri pagati a peso d'oro facciano delle cose allucinanti, cioè, vedo giocatori che sinceramente dal punto di vista tecnico hanno delle mancanze incredibili, e qui mi si apre una riflessione, ovviamente, cioè non si dà spazio ai ragazzi e quindi ai giovani, non si dà modo, questo lo fa la Roma, per carità, non voglio fare un discorso contro la società giallorossa, però è un discorso che diciamo accomuna la gran parte, con qualche eccezione, delle società di Serie A. Allora, si punta su stranieri pagati anche troppo, non si rischia niente, non si cerca di inserire giovani per farli valorizzare, e poi i risultati si vedono, perché noi stiamo rischiando non solo dopo l'eliminazione umiliante dai mondiali del 2018 in Russia, rischiamo di stare a casa anche per il prossimo europeo, e quindi qui il campanello d'allarme lanciato da Mancini, persona che forse l'ultima che dovrebbe parlare, perché insomma ha allenato l'Inter, era famosa perché non c'era traccia di un italiano neanche a pagar loro. Però sta di fatto che come si diceva una volta, i nostri vecchi dicevano: chi semina raccoglie, si raccoglie quello che si semina, e quindi questi sono i frutti, non troppo saporiti, insomma. Allora, raccogliamo adesso invece la conferenza stampa di Dalcanto pre Pisarezzo, quindi sentiamo che cosa ha dichiarato. L'ultimo allenamento, a parte i soliti noti, Benucci, Salifu, e insomma anche quelli che stanno recuperando, che hanno già cominciato ad allenarsi con noi, però non sono pronti per fare una partita, come Zini, Burzigotti, Mosti, sono sempre i soliti, ecco. Si riparte difesa 4, centrocampo 3, lì davanti pensa di cambiare qualcosa a livello di interpreti? Può essere di sì. Ora andiamo ad affrontare una partita difficile contro una buona squadra, perdiamo per squalifica un giocatore importante, quindi vediamo che tipo di accorgimento fare. Ecco. Formazione e modulo dipenderanno anche dall'avversario, mister, che è diverso rispetto alla Lucchese,
o diciamo sono valutazioni che fa soprattutto sulla base di quello che ha visto nella sua squadra? No, ogni tanto ci può stare che io faccia delle valutazioni del genere, non particolarmente in questa partita qua, nel senso che siamo ancora all'inizio, dobbiamo rodare per bene noi e capire per bene che tipo di avversari andiamo ad affrontare, quindi no, oggi vado principalmente per quelli che possono essere i giocatori più pronti per fare una grande partita, poi questo sulla carta. Non so se l'aspetta 3-5-2 il Pisa, mister, e eventualmente ecco, un modulo di gioco scorbutico così almeno sulla carta, ecco, che come affrontarlo praticamente? Ma sì, è un modulo fastidioso, abbiamo fatto le prime due partite di Coppa con la Lucchese contro un modulo del genere, ormai in tanti si mettono a giocare in questa maniera, però insomma non credo ci sia... Non credo che la vittoria o la sconfitta per una squadra passi attraverso il modulo, passa attraverso le caratteristiche dei propri giocatori. Se all'allenatore piace giocare così o insiste a giocare così, presumibilmente avrà i giocatori buoni per fare in questo modo qua, quindi quello indipendente dal modulo. Ci sono i pro e i contro un po' in tutti i sistemi di gioco, se no uno ne farebbe uno per tutti e avrebbe la meglio sempre, invece... loro col loro modulo di gioco avranno dei vantaggi e dei svantaggi, noi col nostro uguale, quindi non mi piacerebbe di principio andare sempre in cerca di opporre qualcosa di diverso in base a che fa l'avversario, perché snatureremo un pochettino anche le nostre caratteristiche, quindi noi facciamo il meglio possibile con quello che siamo abituati a fare, ecco. Giocherà Bruschi? Vediamo, oggi facciamo una rifinitura, vediamo chi sta bene e chi non sta bene, abbiamo avuto qualche problemino la settimana scorsa, ne abbiamo qualcheduno anche questa settimana qua, oggi vediamo quanti di questi sono risolvibili per domenica, per martedì. Che effetto le farà, se le farà qualche tipo di effetto, trovare Moscardelli, che avrebbe potuto essere un suo giocatore, vista che appena lei firmò c'era ancora la questione in sospeso di Moscardelli, si ha un po' di rimpianto anche per non aver allenato, visto insomma, che è un giocatore che avrebbe potuto dare a qualcosa in più anche alla squadra. Ma che sia un ottimo giocatore, dice la sua carriera, quindi non lo scopro sicuramente, io ci ho giocato contro una vita perché è quasi della mia generazione, quindi insomma l'ho incontrato tante volte. È una questione che si è chiusa all'inizio, la società ha preso una linea, quindi il discorso è morto lì, nel calcio insomma si va avanti, se fosse rimasto avremmo parlato di una cosa, non lo è stato, quindi oggi un giocatore del Pisa fa quello che deve fare per il Pisa, noi facciamo quello che dobbiamo fare per noi, senza pensare a che poteva essere nel caso in cui fosse rimasto oppure no, ecco, io non sono abituato, non sto neanche a guardare quando mi manca qualche giocatore che succede, di sicuro non lo faccio per uno che non è mai stato a mia disposizione, ecco, oggi se avessi degli indisponibili vado con quelli che ho disponibili, non c'è problema, non ho mai avuto Moscardelli e vado a Pisa senza Moscardelli, insomma, resta un giocatore forte, questo insomma è fuori dubbio. Speriamo domani sera, ce lo auguriamo tutti. Pisa magari la prima di campionato non ha fatto benissimo, no? Chi? Di Pisa. Ah. No, l'idea dell'avversario, no? Secondo lei effettivamente è fra le big di questo girone come viene annoverato e le altre squadre che secondo lei possono far bene in questo girone? Ma Pisa è una grande piazza, quindi parte sempre con l'obbligo morale di dover fare un grande campionato, questo fa parte di tutte quelle squadre che sono delle grandi piazze. Ha avuto un grande trascorso, quindi è normale che sentano la pressione di dover fare qualcosa di importante, hanno allestito una buona squadra, poi il campionato di C dice che la Lucchese che perde contro noi va a fare 4 gol a Pistoia o l'Alessandria che batte la Juventus perde in casa contro la Propiacenza, allora è la solita Serie C, un campionato estremamente equilibrato, un campionato che quando uno pensa di aver alzato la cresta te la abbassano subito. È meglio stare sul pezzo e pensare a fare una partita alla volta senza guardare a che sarà destinato l'avversario di turno, in questo caso il Pisa. Noi andiamo a Pisa coscienti di incontrare una buona squadra, siamo coscienti di avere le nostre qualità per poter giocare la nostra partita, poi sarà il campo a dire quanto e come. Volevo chiedere
non dico sorpreso, però insomma si è rimasto colpito anche dalla personalità di Basit, no? Che già che in alto è un ruolo molto delicato anche per come è messa la squadra e in proporzione all'età, insomma, è un ragazzino che sta facendo bene. E poi se invece, ecco, le dispiace non avere Belloni in una partita come quella di domani, perché poteva essere un giocatore, in effetti poteva lasciare il segno, no? Basit è un giocatore che abbiamo voluto noi, insomma, è un ragazzo che conoscevo bene perché ha fatto la primavera del Napoli l'anno scorso. È un, o meglio, nell'11 titolare ci è venuto nell'ultima partita, però è un giocatore che abbiamo sempre pensato potesse esplodere da un momento all'altro. Ora non è che con questo vuol dire che è un titolare inamovibile, però è un ragazzo che ha bruciato le tappe, è un ragazzo che ha una qualità fisica eccessa in un gruppo dove la qualità fisica non eccelle, il nostro, perché è l'unica cosa che non abbiamo. Ci dà spessore agonistico, ci dà cattiveria agonistica, è un giocatore che sa giocare a pallone, ha tutte le carte in regola se mantiene la testa attaccata al collo per poter fare qualcosa di importante nella sua carriera. Noi oggi abbiamo il dovere e il piacere di farlo crescere nel modo migliore possibile, ecco, questo sì. Per quanto riguarda Belloni, sì, perdo un giocatore forte, perdo un giocatore che sabato, domenica, Luca ha spostato un pochettino gli equilibri quando è entrato, ha cambiato l'inerzia della partita, anche se abbiamo fatto quello che dovevamo fare pure il primo tempo, magari in modo meno brillante, in modo meno preciso, perché abbiamo sbagliato tanto sotto il profilo tecnico, troppo per quello che siamo abituati a fare. Però quando sbagliano tanti giocatori probabilmente è frutto della tensione, è frutto della apprensione. Abbiamo aspettato come tutte le squadre 2 mesi prima di giocare, quindi ci sta che la frenesia prenda sopravvento sul tuo modo di approcciare la partita, però poi ci siamo ripresi bene ed è chiaro che il suo ingresso, che è stato accelerato, sarebbe entrato comunque non al 40° del primo tempo per infortunio di Bruschi. Ha cambiato un pochettino gli equilibri, sì, è un ragazzo che viene dalla categoria superiore, ha una caratteristica di attacco alla profondità, di destrezza e di velocità importante, è un giocatore che appena c'ha mezzo centimetro tira in porta e noi ne abbiamo bisogno, non ce l'ho, lo faccio con qualche d'un altro. Terza parte di A Tutto Campo qui dal Caffè Amaranto di Atlanta Trieste insieme a Massimo Gianni. Allora, un Dal Canto che adesso, diciamo, questa già la gara ovviamente con la Lucchese è stato importante vincerla approfittando anche della superiorità numerica e lì è stata un po' la chiave della partita. Questo è il primo vero banco di prova, no? Per dirci l'Arezzo che cosa è, che cosa può fare. Sì, guarda, la partita di Lucca è stata entusiasmante. Non tanto per il risultato importante, la vittoria che è arrivata, sì, anche perché era stato espulso un giocatore della Lucchese, sicuramente sarà stato favorito, ma cioè, adesso ha fatto una partita, specialmente nei secondi 45 minuti, perfetta, cioè, da tutti i punti di vista, non ha concesso niente all'avversario, ha dominato, possesso palla, corsa, a fiato, a gamba questa squadra e soprattutto ha tanta qualità, tantissima qualità a centrocampo, costituita da ragazzi giovani che faranno parlare di sé, sono sicuro. E quindi c'è anche da mettere in risalto un'altra cosa, Fabio, sicuramente questa cosa l'avrai notata, cioè che la Lucchese ieri è andata a vincere a Pistoia, e quindi voglio dire, non è che siamo davanti all'ultima delle formazioni. L'Arezzo deve crescere, le margini di crescita ovviamente, la scelta che ha fatto la società è la scelta giusta, soprattutto dal punto di vista della conduzione tecnica, perché è stato preso un allenatore che ha sempre lavorato con i giovani in squadre che fanno del settore giovanile il loro vanto, cito Juventus e Empoli, poi è stato responsabile dell'Under 17 della Nazionale. Chi meglio di lui può portare avanti un discorso e una programmazione inquadrata in questa ottica. Io credo che l'Arezzo domani disputerà la sua partita, non parte battuta assolutamente, perché le partite vanno ovviamente giocate, sembra una frase scontata ma è così. Io ho buone sensazioni, quindi forse vorrei aggiungere una cosa, se mi permetti, perché è venuta fuori durante la conferenza stampa,
Questa è un po' una tirata d'orecchi, ma non è che voglio fare in Matusa, insomma, mi avvicino a una certa età. Però insomma basta con questo Moscardelli, lo dico anche ai colleghi, no? Allora se mi ferma un tifoso e mi dice ah ma se ci fosse Moscardelli, ah ma c'avevamo Moscardelli, basta, Moscardelli non c'è più. L'Arezzo ha fatto una scelta, ha messo a disposizione della propria rosa un certo budget e soprattutto guarda all'ottica futura, qual è il campionato d'Arezzo quest'anno? È quello di consolidare un gruppo, di far crescere le giovani e di costruire a poco una società importante. E la società importante si costruisce con giocatori di proprietà giovani, li fai valorizzare, magari perderai qualche partita in più, per carità. Però insomma, Moscardelli e Floro Flores hanno fatto una scelta e sono andati a prendere i soldi a una veneranda età, insomma in bocca al lupo, però basta con questo tormentone, finiamola. Io mi tengo stretto Cutolo come Chioccia in avanti e poi voglio io davanti proprio così scarsi come qualcuno dice non la vedo, insomma. Sì, tra l'altro poi viviamo in un calcio che non è più romantico, quindi sì. Ecco, io già quando si comincia a dire, ci sono delle frasi tra le righe quando si chiede già verso la primavera cosa farai, no? Moscardelli, come un po' era accaduto anche per altri protagonisti, si era capito che non sarebbe rimasto. Stessa cosa per Pavanel, lo si intuiva per altre ragioni, Pavanel familiari. Per Moscardelli invece quelle sirene che già lo potevano portare via a gennaio si sono ripresentate, quindi però ecco, capisco il tifoso romantico che crede ancora che uno si leghi veramente a una squadra, ma purtroppo la realtà è sì, ti puoi legare ma non tanto come era una volta da diventare la bandiera, no? Sì, ma infatti ora anche questo dilemma sollevato da un quotidiano, come accogliere Moscardelli, ma perché dobbiamo accogliere? Cioè, voglio dire, Moscardelli è un avversario, andiamo in campo, facciamo la nostra partita, ci confrontiamo come deve essere in ogni partita di calcio che si rispetti, poi alla fine ci si stringerà la mano, ci si abbraccerà, ci si saluterà. Però stare a fare tutta questa tutte queste domande sul cosa fare con Moscardelli, non facciamo niente, andiamo in campo, tifiamo per l'Arezzo, cioè i ragazzi andranno in campo, noi sugli spalti faremo il tifo per l'Arezzo e poi si vedrà chi è stato il migliore, quindi fine della telenovela. Si parla di circa 200 tifosi che seguiranno l'Arezzo a Pisa. Nei giorni scorsi c'è stata anche la presentazione, in un giorno purtroppo triste per Arezzo perché era il giorno della tragedia all'archivio di Stato. Comunque sia all'Eden Garden è stata presentata la squadra alla città. Allora sentiamo qualche voce, poi vediamo, ecco, parliamo anche di come appunto questo progetto sembra si sta sviluppando, perché anche la notizia di questi accordi con questi sponsor è sicuramente una notizia importante. Una vittoria travolgente, un inizio importante. È stata una vittoria molto bella, bella anche perché è venuta a 3 minuti dalla fine, ma dico, la squadra si è impegnata dal primo al 90° e questa è la cosa che mi piace più di questa squadra, che fa onore alla maglia dell'Arezzo. Il mio impegno è massimo, quindi stiamo cercando tutta la società a fare sempre meglio e questa è una promessa vera. Io sono molto sereno, i sponsor, nomi importanti sulla maglia, è stato molto bravo Massimo Anselmi, domani avevamo la conferenza di presentazione, però purtroppo per il lutto cittadino, la tragedia che oggi è successa ad Arezzo, anzi faccio le condoglianze alle famiglie delle due vittime, perché nel 2018 una cosa del genere è una cosa assurda a parere mio, e quindi stiamo lavorando anche in quel campo bene, speriamo sempre di avere l'aiuto di tutti. Dobbiamo per l'appunto ricordare un accadimento di questa mattina che ci porta ad un taglio serioso di questa serata e quindi faremo un minuto di, appunto, di silenzio in ricordo dei nostri due aretini che non ci sono più e questo rattrista la serata, ma dopo una, diciamo, un incontro che abbiamo fatto con il sindaco abbiamo deciso comunque di mantenere questa
questa tabella di marcia. Abbiamo definito, come avrete potuto notare dalla prima di campionato, diciamo gli sponsor di maglia, quelli principali, quindi poi faremo anche una conferenza stampa dedicata, però devo dire che abbiamo veramente la convinzione che questo progetto sta prendendo la forma che tutti auspicavano e siamo veramente soddisfatti di questo risultato, anche perché gli aretini stanno credendo nel progetto, non solo la tifoseria, non solo quelli appassionatissimi di calcio, ma anche gli imprenditori. Questo per noi come società è di grande importanza. E chiaramente insomma, sta facendo un ottimo lavoro, mi sembra, a Massimo Anselmi, con la cava che chiaramente ha dato il là e continua a dare il là, soprattutto insomma, per quelle che sono state le esigenze di copertura economica, però adesso cominciano ad arrivare anche delle risposte anche proprio a retine, perché comunque nomi come la 1R o Kimet erano sempre ruotati attorno all'Arezzo quando magari c'era stato bisogno, però ecco, così in modo stabile non si vedeva da tempo. Sì, ovviamente c'è da dire che l'Arezzo ha quattro sponsor sulla maglia, cosa che non credo in tante società in Serie C possano vantare, una situazione di questo genere. Quindi Kimet e 1R, che poi fanno parte dello stesso gruppo, vanno a raccoppiarsi con due aziende pubbliche che hanno sempre sostenuto il territorio aretino con varie iniziative dal punto di vista culturale, quindi Estra e Coingas, sono state sempre presenti molto, anche cioè in termini proprio di supporto alla cultura. Ecco, per la prima volta hanno visto nel veicolo calcio uno strumento per promuovere la città di Arezzo, e questo è molto importante, secondo me, non va assolutamente sottovalutata questa cosa. Quindi complimenti sia a Francesco Macri, che è presidente di Estra, che all'amministratore unico di Coingas, Sergio Staderini. Bisogna dire su Francesco Macri che era stato l'unico, anche nella nostra trasmissione, a porre dei dubbi a fine dicembre, quando Matteoni diciamo, nessuno aveva detto niente, no? Quindi tutti eravamo ipnotizzati, come era anche evidente, nel senso, in quel momento sembrava veramente arrivato il mecenate che ci salvava. Io mi ricordo proprio nella nostra trasmissione che Macri rispose alla domanda su Matteoni che Estra si lega solamente ai progetti seri, che la risposta era che quello di Matteoni non era un progetto serio, e ha avuto ragione. Guarda, devo dare atto a Francesco, allora, di essere un grande amministratore, perché sta facendo cose importanti con Estra, le sta facendo crescere, quindi diciamo un applauso in questo senso. E poi è una persona che ci ha visto veramente lungo, perché come disse a te in trasmissione, fece a me tramite telefono, mi chiamò e mi disse: fate molta attenzione a questo personaggio, perché è un personaggio molto equivoco, e quindi insomma ci mise un po' tutti quanti sull'attenti in un momento in cui insomma, ricordiamocelo, facciamo un po' il mea culpa, sto Matteoni ci aveva fregato un po' tutti, sì. Ragazzi, parliamoci chiaramente, c'era anche una situazione, caro Fabio, del o salti questo fosso o anneghi, quindi era l'unica diciamo ciambella di salvataggio che veniva gettata ad una società che veramente versava in condizioni disperate, e quindi ci credemmo tutti, però i bluff si sa che durano poco, e quindi purtroppo Francesco Macri aveva ragione, quindi gli va dato atto anche di questo. Sì. E quindi, per cui, insomma, teniamoci stretti appunto i dirigenti che abbiamo, perché basta guardare cosa è successo anche quest'estate in alcune piazze, dove appunto personaggi tipo Matteoni si sono presentati e la situazione non è finita molto bene, no? Quindi questa componente, diciamo, ci sta preservando da questi avventurieri che cercano, no, altri tipo Nuccilli, insomma, ci mancava Nuccilli. Adesso, ecco, è mancato Nuccilli, ecco, questa era l'entrata ufficiale in Uccini, ma sarebbe stato possibile, così come non è stato possibile per Gatto, insomma, diciamo, rovinarci più di
una 40 minuti di mattinata, però insomma ha capito subito come stavano andando le cose, che vento tirava da queste parti, insomma basta. Cioè, io dico che in tutta questa grande difficoltà due cose positive, che per la prima volta Arezzo ha fatto quadrato tutta quanta, io lo dico, sono entrato allo stadio d'Arezzo, avrò avuto 6 anni, mi teneva per mano mio padre, insomma sono arrivato a 57 anni, quindi potete immaginare quante emozioni, quante gioie, quanti dolori ho vissuto in compagnia della squadra nel mio cuore. Però ecco, per la prima volta c'è stata una reazione generale da parte della politica in primis, perché nei primi due fallimenti politica completamente assente, dal punto di vista imprenditoriale, perché tanti sono frugati in tasca, hanno non solo a chiacchiere, insomma in sostanza hanno dato una mano. I tifosi, Orgoglio Amaranto, Duccio Borselli, Roberto Cucciniello, ma tutti quanti, veramente è stata una cosa veramente che secondo me ha consolidato questo grande amore verso la maglia Amaranto. E poi ovviamente va fatto un monumento al signor Lacava, non ci scordiamo che il signor Lacava ha staccato un assegnino nel momento clou in contanti cash, quando insomma, si trattava proprio di andare sulla situazione in cui, attenzione, lui ha tirato fuori 1.200.000 euro senza avere la certezza che l'Arezzo poi sarebbe diventato suo. 99% sarebbe diventato suo, però c'era anche questa piccola e remota ipotesi che potesse andare tutto quanto all'aria. Quindi quando qualche volta sento qualche pseudo tifoso, qualche ex addetto ai lavori che mi ferma, come è successo l'altro giorno, e dire: ah, ma questi stanno facendo le cose che secondo te, io stoppai subito, non faccio i nomi, però gli dissi: guardi, dico, vorrei sapere lei, ex addetto ai lavori, dov'era quando è saltato tutto quanto per aria. Il signor Lacava ha tirato fuori un assegnino di 1.200.000 euro, io non so dove era lei, ma non credo che sia andato in soccorso della causa Amaranto, però insomma si chiude qui la questione. Quindi al signor Lacava, al signor Anselmi, a Pieroni va detto solamente grazie. E quindi poi diciamo che la volontà ce la mettiamo tutta, però stanno facendo la politica giusta, quella che andava fatta qualche anno fa, già qualche anno fa. Bene, siamo arrivati alla fine con questa tua riflessione. Chi può essere secondo te l'uomo o il ragazzo chiave di Pisa per l'Arezzo? Secondo te su chi punteresti? Ma guarda, io ti dico, me ne piacciono tanti di questi giocatori. Io sono un pochino ispirato, magari rispetto agli altri, un po' anche dalla storia, no? Di Serrotti. Cioè, questo giocatore che come visto dai primi allenamenti, poi confermato anche in partita, è un giocatore di tutto rispetto. Insomma, io vi invito a vedere questo giocatore, come tratta la palla. E io non riesco a rendermi conto come questo giocatore fino all'anno scorso giocasse in Serie D. Insomma, poi dove? Appunto, non è che giocavi in Serie D a chissà quali livelli. E questo è un giocatore, secondo me, importante, che ha una bella visione di gioco. Cioè, io, secondo me, è un giocatore che può fare la differenza. E poi stiamo attenti, perché comunque ci sono ancora degli acquisti che non hanno avuto modo di scendere in campo per infortuni, per situazioni. E quindi mi riferisco all'ex giocatore della Fiorentina, Salifu, che insomma è tanta roba, insomma, vuol dire, nel momento in cui sarà a disposizione dell'accanto, sicuramente se ritorna sui suoi livelli sarà un giocatore che farà la differenza.
Grazie davvero a Massimo Gianni. Vedremo come andrà questa sfida, questo derby di Pisa. Poi domenica si ritorna in campo e sarà il vero debutto in campionato in casa con l'Arzachena. Grazie a tutti e buona serata.